In un'intervista che vi ho fatto un mesetto fa, avete detto che questo sarà l'anno del cambiamento. Perché? Perché con il nostro modo di fare rivoluzioneremo l'Italia, ci proviamo almeno. Addirittura. Yes, Ma sir. come? Con il nostro progetto, ossia ballo e canto, che è una cosa che in Italia comunque non ci sta, vorremmo portare rivoluzione. Ecco, voi avete iniziato come ballerini, poi Sì. siete scoperti anche i cantanti. Sì. E poi? Poi abbiamo unito le cose È stato tutto molto spontaneo comunque, si è creato così un bel progetto da nulla, quindi abbiamo deciso di spingere su quello che diciamo. ecco, non mi spaventa essere così famosi sui social. Ma ancora non così siamo. famosi non Ancora siamo, non siamo adesso non così famosi. riconosciuta, però vabbè, la viralità no, a me Su sinceramente non mi TikTok spaventa. avete milioni Sì, però ancora non abbiamo fatto niente. di... Beh, so, vabbè. Dobbiamo fare ancora Cioè, per molto. quello che vogliamo noi, La strada ancora lo vediamo. Ecco, amici di lanciata. Siete stati i vincitori morali praticamente di questo. Il vostro obiettivo qual è? Se Ma riguardo amici no, o riguardo in generale? in generale. Il nostro obiettivo principalmente è quello di ispirare. Ispirare le altre persone a dare il meglio di sé, perché comunque come noi siamo ragazzi come tutti gli altri, anche chiunque lo Tutti può fare possiamo se ci farlo. metti impegno e Il costanza. nostro obiettivo più grande sarebbe anche, diciamo, di sbloccare comunque la mentalità, in Italia c'è una mentalità molto chiusa, quindi cercare di portare, come in America, una mentalità abbastanza aperta. La vostra musica, che musica è? Trap Trap. fondamentalmente, però su Trap, tutte le sue però sfumature. sì, le sonorità sono sempre abbastanza trap, però lui ha una bella voce, quindi fa delle cose molto melodiche, ci ha influenzato, ci siamo influenzati a vicenda, quindi abbiamo cercato di fare più stili diversi, Come di nei testi? sperimentare. Nei testi? Nei testi scriviamo tutto noi, ovviamente, cioè ognuno ci scrive la propria parte, poi ecco, magari c'è il Nasce beat. qualcosa insieme, scriviamo Capita di scrivere insieme. anche una roba tutti insieme perché ci sentiamo più su quelle Ma non è un trap duro, no, violento. Dipende da come ci svegliamo. violenti mai, Dipende da come ci svegliamo. magari in giorno sono violenti, poi Ma cosa ne pensate di quelli che mostrano pistole, belle macchine, Quello gioielli? è trap, quindi fondamentalmente è una visione che in America è già molto vista, qua in Italia viene vista brutta, però Ovviamente cioè, ci sono sono anche, visioni. esatto, ci sono anche magari personaggi che oltre a farlo per l'immagine hanno anche alle spalle magari precedenti Sì. cose, ma comunque diciamo che l'immaginario trap rimane sempre quello. Quindi. Una provocazione. Sì, una sorta di provocazione, ma non per forza vedere. Comunque la cosa fondamentale, anche la cosa più trap di tutte, è sempre essere veri, quindi anche. Dipende dal tuo contesto, se sei in un contesto che ti fa essere violento, Parli sportivamente, di quello che vedi. che vivi. Quindi magari personaggi che vivono in un contesto in cui queste cose, armi, droghe, si sono Vita all'ordine vera, del giorno e comunque. vita vera, ti ritrovi a metterti a A parlare di parlare di quello. quello. Sì, il vostro ultimo singolo? Soldi e Soldi e collane. collane, fuori stasera a mezzanotte. Andò un po' così all'improvviso. Sì, avevamo il suo ritornello su questo beat che stava in cantina, era proprio fermo. E un giorno l'abbiamo risentito, ci è venuto da scrivere a me e a lui le strofe e è uscito il pezzo. È molto recente comunque rispetto a quante tracce abbiamo. Abbiamo molte tracce in cantiere che non sono state fatte, cioè non abbiamo avuto tempo di farle uscire. Però questa l'abbiamo fatta come ultima praticamente, E l'abbiamo quindi è subito voluta comunque far fresca, uscire. appena fatto. E avete altre Tantissima tantissime, musica, molte. veramente Soprattutto tanta. dalla quarantena abbiamo accumulato un sacco di musica, infatti per Essendo stati questo. fermi un anno per motivi, abbiamo accumulato tanta musica, adesso ci ritroviamo come quando c'è il deck di Yu-Gi-Oh, no? 2022-2023 anni della musica per noi Quindi siete pronti per sicuramente. un Yes, sir. album? Siamo Può prontissimi. essere, può essere. Ancora, mai, ancora non è il momento, ma sicuramente abbiamo musica per creare un album. C'è la ripartenza Anche live? due. La ripartenza live, si Speriamo spera che bene. quest'estate spacchiamo qualsiasi locale. Speriamo che ci vediate nei locali quest'estate, assolutamente. Lo auguro. Grazie Grazie mille. Sentite, ultima cosa, voi siete conosciuti giovanissimi. Sì. Avevate 12 anni, Sì. 13, No, 7-8. Ah, prima ancora. Io ho iniziato a ballare a 6 anni e tipo a 8 mi pare mi sono E 8 conosciuto. anni intorno, 8 anni tutti quanti siamo Ecco, ma cosa pensavate? In realtà c'è, adesso tutti quanti più o meno hanno il gruppo di amici a scuola, no? Perché ovviamente vai a scuola. Io a scuola non avevo nessun amico, cioè nel senso avevo io che conoscevo, non vedevo l'ora di andare in palestra a ballare perché ci stavano loro, anche quando eravamo piccoli, cioè c'era subito questo legame Fondamentalmente molto. anche quelli hanno scuola, Sì. quindi noi stavamo là tutto il Tutto il giorno. giorno, Poi da una quando andavamo certa a scuola abbiamo andavamo iniziato a lì. stare tutti i giorni insieme, quindi vuoi non vuoi si crea per forza qualcosa di più.
facciamo un gruppo di ballo, quindi quella cosa ha influenzato ancora di più e poi siamo spostati e abbiamo il nostro progetto. Direi che siamo. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Grazie.